Amen. Il testo del sermone di oggi è in Luca capitolo 18, versetto da 18 a 23. Luca capitolo 18, versetto da 18 a 23. Uno dei capi lo interrogò dicendo: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto perché era molto ricco. Buon sabato da parte mia, ringrazio i giovani per la lettura di questo testo. I passi che abbiamo appena ascoltato fanno parte di un episodio della vita di Gesù, un episodio che conosciamo abbastanza bene. È un episodio questo che ha avuto sicuramente un impatto notevole sui discepoli, tant'è che poi gli evangelisti, Matteo, Marco e Luca, ognuno lo hanno riportato nel proprio Vangelo. Questo è un episodio che spesso viene preso in considerazione quando si prende come esempio questo episodio, quando si vuole mettere in guardia l'uomo da che cosa? Dalla ricchezza. Perché questo? Si vuole mettere in guardia l'uomo dalla ricchezza, dalle conseguenze che la ricchezza può avere nella vita di ogni individuo. Questo perché se ci guardiamo attorno ci rendiamo conto che la ricchezza può essere qualcosa che cattura la nostra vista. Viviamo in una società che gioca molto sulla visione delle cose, siamo continuamente bombardati di immagini che in qualche modo cercano di catturare la nostra vista, la nostra attenzione, i nostri sentimenti. La ricchezza non soltanto può catturare la nostra vista, ma allo stesso modo può arrivare anche a controllare le nostre azioni. Ci sono persone che sarebbero veramente disposte a tutto pur di diventare ricchi. Ci sono persone che sarebbero disposte a qualsiasi cosa pur di raggiungere un potere, di arrivare ad avere una posizione di prestigio. Ecco quindi, quando parlo di ricchezza, non mi riferisco soltanto al denaro, a ciò che si possiede. Si può anche essere ricchi di passioni. La ricchezza, quindi, è qualcosa che può anche impadronirsi del pensiero e ci dà quell'illusione di avere una certa sicurezza. È una sicurezza che vogliamo salvaguardare e siamo preoccupati di difendere i nostri interessi. Ancora la ricchezza è qualcosa che può stravolgere le relazioni con il prossimo, può stravolgere anche i legami più stretti. Non sono rari i casi di conflitti familiari a motivo di un'eredità, non necessariamente di grandi entità, anche di piccole entità. Qualcuno quindi potrebbe pensare, beato il povero, che di questi problemi non ne ha. Beh, in realtà non è poi esattamente così, perché ci sono poveri che ragionano con la mente da ricchi. Quindi non soltanto la ricchezza, ma anche il desiderio di ricchezza può trasformare la persona e renderla schiava. Ancora, la ricchezza è qualcosa che può conquistare la nostra fiducia. È ciò che più facilmente si fa idolo e di conseguenza può rendere l'uomo idolatra. Possiamo quindi affermare che la gente crede molto nel denaro, crede molto nella ricchezza. E giustamente, come scriveva Walter,
Benjamin, credo si pronunciasse così, in un suo scritto osservava che l'accumulo di denaro nel proseguire il profitto si deve vedere una forma di religione, una sorta di religione che arriva a determinare la mente, che plasma il modo di pensare e di sentirsi al mondo. Ed ecco quindi, se andiamo a prendere in considerazione questo episodio a cui stiamo facendo riferimento, potremmo essere indotti a pensare che cosa? Che essere ricchi sia qualcosa di malvagio, che la ricchezza in sé abbia qualcosa di negativo, che abbia una sua natura intrinseca negativa, da cui bisogna stare alla larga, non bisognerebbe avere l'interesse a diventare ricchi. Potremmo anche arrivare alla conclusione che ai ricchi non è dato di ricevere la salvezza, i ricchi non potranno mai entrare nel regno dei cieli. Beh, in realtà, se leggiamo questo testo, non è proprio così. Il Vangelo non insegna esattamente questo, anche se è vero, Gesù in più di un'occasione ha avuto parole di monito contro chi? Contro i ricchi, contro i potenti, e invece ha sempre speso parole nei confronti dei più bisognosi e dei più deboli. Resta il fatto che questo bisogna comunque inquadrarlo in una prospettiva, in un significato molto più ampio, molto più profondo. E Gesù stesso, in questo episodio, fa un'affermazione che lascia intravedere, lascia intendere che in realtà il problema non è nella ricchezza in sé, piuttosto il problema è altrove, piuttosto il problema è nel cuore dell'uomo, è nella sua mente. Infatti, cosa dice il Signore al versetto 24 del capitolo 18 di Luca? Gesù al versetto 24 afferma: allora Gesù, visto che si era molto rattristato, disse: quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Quanto è difficile. E per dare idea di questa difficoltà, Gesù usa un paradosso. Cosa dice Gesù? Perché è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Notate, qui Gesù non sta condannando il ricco, né tantomeno sta condannando la ricchezza. Gesù sta semplicemente dicendo che è difficile, difficilissimo, quanto un cammello passare nella cruna di un ago. È evidente che perché una cosa difficile diventi praticabile, c'è bisogno di qualcos'altro. E un esempio di questo qualcos'altro noi lo troviamo sempre nella Bibbia, un esempio lo troviamo a Zaccheo. Zaccheo è stato un esempio. Zaccheo ha continuato ad essere ricco, un uomo ricco, ma con un cuore e una mente trasformati, un cuore e una mente legati a Dio. Infatti, cosa dice Gesù a Zaccheo? Oggi in questa casa è entrata la salvezza, oggi nella casa di un ricco è entrata la salvezza. Ma veniamo quindi a questo episodio e cerchiamo di capire chi era quest'uomo che va da Gesù, che si avvicina a Gesù. Dai Vangeli apprendiamo che era un giovane. Oltre ad essere giovane, ci viene detto che era anche ricco, possedeva molte ricchezze. Luca lo descrive anche come un capo, come qualcuno che aveva una certa autorità nella società. Senz'altro si sarà trattato di una autorità in ambito religioso, perché all'epoca l'autorità civile era qualcosa che apparteneva ai romani. Probabilmente era qualcuno che svolgeva una qualche funzione particolare nella religione ebraica.
Potremmo quindi definirlo un uomo estremamente religioso, una persona estremamente corretta. Leggo nuovamente il versetto 18. E uno dei capi lo interrogò dicendo: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Leggo anche lo stesso episodio dal Vangelo di Matteo. Matteo capitolo 19, versetto 16. «Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» In Marco leggiamo che invece quell'uomo corse per arrivare fino a Gesù e si gettò ai suoi piedi. Marco ne dà questa descrizione. Possiamo notare quindi la sua umiltà, la sua disperazione. Il suo cuore poteva essere turbato. Quell'uomo in realtà sapeva che esiste la vita eterna. E la sua grande preoccupazione qual era? Era come fare per ottenerla. Di quest'uomo solitamente si dice sempre che non aveva pace nel cuore, che aveva tutto, possedeva ricchezze, aveva il prestigio, tranne che la pace. Ora, non saprei veramente dire se la sua vita fosse stata sempre caratterizzata da quest'ansia, se da sempre avesse nutrito questo sentimento, chiamiamolo pure sentimento di angoscia, avere la sensazione che mancasse qualcosa nella sua vita. Leggendo questo episodio, a volte ho come l'impressione che la sua angoscia sia nata o comunque sia cresciuta conoscendo Gesù, nell'aver udito, nell'aver ascoltato ciò che Gesù insegnava e che in qualche modo ha scosso un po' le sue convinzioni. È molto probabile, dando un po' un'occhiata nella cronologia, se così sono avvenuti gli episodi precedenti anche a questo incontro con il giovane ricco, è molto probabile che questo giovane, prima di rivolgere quella domanda a Gesù, abbia assistito anche a quella scena in cui Gesù ha a che fare con i bambini. Ricordate? Luca 18, ai versetti 16 e 17. Gesù, allora, chiamato a sé i fanciulli, disse: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà affatto». Provate a immaginare, no? Di fronte a delle affermazioni del genere, nella mente di quest'uomo, cosa avrebbe voluto dire il Signore? Quale significato avevano queste frasi? Queste sono affermazioni che hanno sicuramente destato stupore tra gli uditori. O ancora, avrà anche ascoltato a quella parabola che Gesù ha raccontato del fariseo con il pubblicano. Mentre affermava Gesù che non il fariseo, che si vantava davanti a Dio di essere giusto, ma il pubblicano, che riconosceva di essere un peccatore, sarebbe tornato a casa giustificato. Tutto questo quel giovane l'aveva sicuramente ascoltato e sicuramente lo avevano turbato. Quale significato avevano queste parole? È vero che quando si ascolta Gesù bisogna rimanere scossi, bisogna riflettere alle sue parole. In ogni modo, l'ansia di questo uomo lo porta poi a fare quella domanda: «Maestro buono, ma allora cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Notate bene, rileggiamo questa domanda. «Maestro buono,
che devo fare di buono per avere la vita eterna? Notate, questa è la domanda, o meglio, è l'espressione di una mente che ragiona da ricco, che pensa ad un suo interesse. E qui l'interesse in questione qual è? La vita eterna. Quest'uomo era interessato a possederla. Quell'uomo non è andato da Gesù per chiedere misericordia. Non si è rivolto a Gesù ammettendo di essere un peccatore. Non stava chiedendo in quel momento a Gesù di essere salvato. Sembra quasi stesse solo chiedendo un consiglio. Dimmi cosa devo fare, voglio sapere cosa devo fare io di buono per ereditare la vita eterna. Quell'uomo in realtà credeva di riuscire a fare qualcosa di abbastanza buono per poter meritare la vita eterna. Era convinto di essere capace di guadagnarsi la vita eterna. In che modo? Facendo qualcosa. Qual è stata la risposta di Gesù? Gesù, la prima cosa che fece fu quella di dichiarare che nessuno è buono, ma lo è soltanto uno, Dio. Gesù in questa maniera sta cercando di far capire a quel giovane che nessuno di noi è veramente buono, nessuno di noi potrà essere mai abbastanza buono per essere salvato grazie ai propri meriti. Nessuno di noi è veramente buono, sia per la nostra natura, sia per il nostro comportamento. Siamo tutti peccatori. E poi abbiamo dovuto aspettare l'arrivo dell'Apostolo Paolo, che quando scriveva ai Romani lo ha messo nero su bianco. Leggiamolo, Romani 7, versetto 18. Romani capitolo 7, versetto 18. Infatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abbia alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. In sostanza sta dicendo: noi non saremo mai così abbastanza buoni da riuscire in quella maniera. Sono stato sempre convinto che se quel giovane avesse compreso in quel momento quella dichiarazione di Gesù, sono convinto che avrebbe chiesto misericordia, avrebbe chiesto perdono, avrebbe chiesto al Signore di essere salvato, e si sarebbe potuto dire anche per quel giovane: oggi la salvezza è entrata in casa tua, e sarebbe ritornato indietro con tutte le sue ricchezze. Sappiamo però dal racconto che le cose non sono andate in questa maniera. Gesù allora risponde alla domanda nel modo che quel giovane potesse capire il suo errore, e lo fa in una maniera progressiva. In un primo momento Gesù gli rispose in che modo? Versetto 20. Al versetto 20 il Signore gli dice: tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Notate, Gesù sta citando solo alcuni dei comandamenti, quelli che indicano i doveri verso il prossimo, quelli che in qualche modo esprimono l'azione del fare. E immediatamente il giovane come rispose? Dichiarò di aver osservato tutti i comandamenti fin dalla sua giovinezza, come a dire: cos'altro avrei dovuto fare? Sono a posto così. Quel giovane cercava di presentarsi come qualcuno che ha sempre obbedito perfettamente alla legge di Dio. In altre parole, nonostante Gesù gli avesse appena detto che nessuno è buono,
Quel giovane osava affermare di essere buono e di aver osservato tutti quei comandamenti sin da piccolo. Ciò che quel giovane non riusciva a capire è che nessuno è in grado di ubbidire in modo perfetto alla legge di Dio. Abbiamo sempre bisogno di andare a Lui, abbiamo sempre il bisogno di riconoscere i nostri sbagli e chiedere perdono. In realtà quell'uomo sentiva di essere giusto nei confronti di Dio, un po' come quel fariseo. E questo lo rendeva cieco nei confronti del peccato. E allora Gesù, udito ciò, fece ancora un passo avanti, un passo amorevole nel tentativo di far capire a questo giovane qual era la sua condizione spirituale. Gesù voleva che lui comprendesse la sua reale situazione e lo fa mettendo in evidenza il suo problema più grande. Versetto 22. Udito ciò, Gesù gli disse: ti manca ancora una cosa. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Gesù pose quel giovane nella condizione di fare una scelta. Quel giovane aveva sempre vissuto con la convinzione di fare abbastanza, e quel fare abbastanza era sufficiente per garantirsi la vita eterna, ma in realtà il suo cuore, la sua mente, le sue passioni erano legate altrove. Gesù mise davanti a quell'uomo il fatto che amava più le sue ricchezze più di quanto amasse Dio. E qui mi viene in mente quella espressione famosa di Gesù che troviamo sia in Matteo che in Luca. Ricordate, voi non potete servire a Dio e a Mammona. Non entriamo nei dettagli dell'etimologia di questa parola, ma ciò che il Signore certamente voleva esprimere con questo è che non si può amare Dio e amare della stessa intensità ciò che si possiede. Non ci si può aggrappare a Dio e allo stesso tempo aggrapparsi nella speranza della ricchezza. Non si può porre tutta la fiducia in Dio e riporre la medesima fiducia nella nostra vita. E noi dove ci siamo aggrappati? A chi diamo veramente la nostra totale fiducia? A noi stessi? O ci ricordiamo ogni giorno di Dio, della vita eterna? Qual è stata la risposta dell'uomo? La conosciamo. Si rattristò proprio perché si rese conto che il suo cuore in realtà era legato a che cosa? Alle sue ricchezze, alla sua vita. I discepoli che erano lì presenti, sentendo le parole di Gesù, compresero che la salvezza, umanamente parlando, è qualcosa di inaccessibile e che è impossibile per l'uomo raggiungerla con le proprie forze. Avevano compreso che il cuore dell'uomo è così totalmente legato alle cose di questo mondo che non è capace di arrivare alla salvezza. E presi da questo ragionamento, cosa chiesero allora i discepoli a Gesù? Versetto 26. E quelli che l'udivano dissero: chi dunque può essere salvato? Ma allora chi può essere salvato? E Gesù li rassicura: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Quando noi ci abbandoniamo totalmente a Lui, quando ci affidiamo completamente a Cristo, anche ciò che ci può sembrare impossibile
diventa possibile. Ciò che per noi è difficile diventa praticabile. Quell'uomo era andato da Gesù chiedendo come potersi guadagnare la salvezza. E Gesù gli mostrò che per avere la salvezza doveva vedere in lui il suo tesoro più grande. E avere Gesù come tesoro più grande, sapete cosa significa questo? Avere Gesù come tesoro più grande significa diventare ricchi, ricchi per l'eternità, di una ricchezza, di una vita eterna, con Gesù sempre al nostro fianco. Amen. Vogliamo lodare il Signore cantando tutto l'inno 499. Tutto l'inno 499. Grazie nostro Dio perché ci hai donato il più grande tesoro che ognuno di noi può ricevere, che è Gesù Cristo, per mezzo del quale noi possiamo ottenere la salvezza, possiamo ottenere la vita eterna. Signore, che noi possiamo custodire questa ricchezza, questo tesoro, possiamo farlo nostro. Ti preghiamo, Signore, di affidare le nostre vite interamente a te. Sappiamo, Signore, che le difficoltà sembrano difficili da superare, ma grazie, Signore, al tuo Figlio Gesù, noi possiamo riuscire in ogni cosa, noi possiamo veramente superare gli ostacoli, e ciò che ci sembrerà impossibile, tu lo hai promesso, per noi sarà possibile. Grazie ancora per tutte le benedizioni che tu ci dai giorno per giorno, Signore, e che possiamo avere sempre la mente rivolta verso di te, sempre, Signore, il nostro cuore aggrappato a Cristo. Perdona tutte le nostre mancanze, Signore, rendi i nostri cuori puri, liberi, affinché un giorno possiamo veramente, Signore, essere accanto a te, in quel regno che tu stai preparando per noi e che noi desideriamo tanto. Tutto questo, Signore,
lo chiediamo soltanto nel nome di Gesù, che è morto per noi. Amen. Ancora un buon sabato a tutti e un buon rientro alle vostre case.